Quando è partito l'amore vero per la musica? Ma sei fondamentalmente da sempre, Ho iniziato ad ascoltare musica da piccolino in tutti i modi, dalla radio alla televisione, CD di mio babbo, primi vinili, okay. Sì, sempre. E poi la figura invece di DJ quando l'hai scoperta? La figura del DJ l'ho scoperta quando ho iniziato a frequentare i primi club, le prime domeniche pomeriggio, e poi è stato un approccio tutto quasi automatico, okay. Dicendo voglio fare questo e okay. Sì, il resto sì. Ed è nata poi anche, diciamo, la voglia quindi poi di mettere, diciamo, ciò che ti piace a te, il tuo flusso, e anche di produrre, no? Dopo poco ho iniziato a suonare, certo. Pochissimo dopo ho iniziato a produrre da autodidatta, poi ho studiato, ho fatto tutto il mio percorso. Bello, bellissimo. Sì, sì, sì. E invece te da cosa ti senti influenzato in ciò che poi vai a mettere? Da dove prendi le vibe, ecco, di ciò che ti piace? Fondamentalmente ovunque, sì. Cioè l'ispirazione e le vibrazioni positive mi nascono da tutto, dalla natura, okay. Dai colori, dalle persone, dagli ambienti, dalla musica, okay. Stessa, dai generi che me ne ascolto, tutto, sì. Okay. Mi piace trarre ispirazione da tutto okay. Mi dà un'influenza positiva. Ok, e in questa, giusto, no, ora, comunque con l'epoca in cui siamo ora, è facilissimo reperire quantità, no, industriale di musica. Come fai, cioè, come selezioni, no, in base anche un po' al tuo stato d'animo in cui sei in quel periodo? Tendi a cambiare frequentemente, ecco, gusto? Domanda molto difficile perché è una cosa che è molto spontanea, anche se suonando in vinile cerco sempre di approcciarmi a un rapporto con i negozianti, girare okay. I negozi di dischi ovunque vada, in Italia, in Europa. Mi piace. È molto una ricerca fisica anche la tua, oltre. Tantissima, è molto basata sul confronto con chi lavora all'interno del negozio di dischi, confronto, condivisione di idee, di piaceri. Sì. È un bel rapporto sì. Con anche ciò che poi vai a mettere, no? Compro molta roba anche online, sì, però quando viaggio cerco sempre di comprare molto quando sono in giro, proprio okay. Perché mi piace instaurare questa cosa con il luogo in cui sono, con le persone con cui che incontro. Che fai un tutto uno insieme, certo. Sì. Bella sì. Sta cosa, un bel rapporto. Sì. E invece, questo è il rapporto alla musica, il rapporto con le persone, quando vai a esprimerti, come te lo vivi? Ti piace? Ti piace avere anche proprio un confronto, no? Con il pubblico? Mi piace, mi piace il dance floor molto vicino a me. Mi piace il dance floor vicino, mi piace vedere le reazioni delle persone, guardare negli occhi, vedere come si muovono, come okay. Ballano, come danzano. Non amo suonare lontano okay. Dal dance floor, perché proprio si crea quel distacco che non... Fai una cosa un pochino più... Devo fare questo, faccio questo... Okay. Quando è il dance floor vicino è tutto uno scambio di energie, okay. Di vibes che poi contaminano tutto ciò che stai facendo. Certo. E diciamo la tua situazione ideale, posto e situazione ideale per che ti piacerebbe? Amo tantissimi club in cui sono stato a suonare e meno persone ci sono e più la situazione diventa intima. Ok, quindi sì. Ti piace avere il rapporto intimo con l'area. Sì. Ok, ti piace il club. Come ti vivi poi invece proprio il rapporto, no, con la situazione del club, quindi persone, relazione? Sono una persona molto empatica, okay. E mi piace vivere il club... arrivare presto, fare un sound check insieme okay. Alle persone che sono lì, provare il sound system, vedere come lavora, vedere il DJ prima di me come suona, vedere come reagisce la pista, come è abituata, certo. Come sono abituate le persone all'interno di quello spazio a comportarsi, e okay. l'osservazione ascolto. No, sei molto attento su anche il posto in cui puoi suonare. Molto. Ok, ci sono altre passioni oltre a questo che vorresti portare insieme? Cucina, pesca, ho poco tempo per le passioni okay. e la,
E la musica fondamentalmente è la mia passione più grande, il mio Principale, lavoro e sì, ok. quando non faccio musica, faccio musica. Faccio musica, perfetto, Sì, sì, sì. bellissimo. Stai uscendo su qualche etichetta? Sì, io produco e rilascio dischi da circa 10-12 anni, Tipo quella rilasciato delle etichette in musica, cui sì. esci. Ho fatto tantissime etichette in Sud America, in Europa, in Italia, Bosconi, Olo, la mia etichetta Introspection, con la quale siamo pienamente attivi da 9 anni, stiamo facendo il tour, sì. Quanto pensi che sia cambiato anche la tipologia di produzione, no? Perché hai visto con l'esperienza, crescendo in tanti anni che produci, quanto ti sei evoluto e appunto secondo te quanto in bene, in male? Sicuramente ho cercato sempre di affinare ciò che volevo che fosse affinato. Ok, trovare sempre il modo migliore per Sì, esprimere quello. un'espressione molto diretta. Mi piace arrivare in studio, accendere le macchine e Lasciarti andare in quello lasciarmi che andare. c'hai. Sì, Ok. sì, sì. Pigiare rec e farmi trasportare dal flusso. Sì, Bellissimo. sì, sì. Io guarda, ti ringrazio, spero che qua tu possa aver Siamo stati molto trovato bene, una delle siamo tue stati situazioni molto bene. e quando volete passare siete benvenuti. Grazie mille.